TRG, siamo alla pagina sportiva con il Volley Superlega. Sir, c'è la trappola cisterna. Al Palabarton torna l'ex tecnico Boban Kovac, che ha guidato i Black Devils per 4 anni. I laziali di Cisterna sono ultimi ancora a 0 punti, ma vantano un organico di tutto rispetto. Qui la formazione della quinta giornata di Superlega, Perugia-Palabarton, ore 20:40. Sono 200 posti disponibili, sono solo 200 i posti disponibili, ma il club ne chiede 500. E poi ancora Serie C, Curi aperto per 1000 tifosi. Avvio negativo del Perugia, la difesa fa acqua, 9 i gol subiti, peggio solo Crotone e Lucchese. Accesso alla tribuna centrale, forse alla curva con la Fermana. La Nord contesta ancora Santo Padre. E ancora Serie C, Gubbio, Gomez è ancora positivo, Gianmarioli cerca un attaccante. Mentre per quanto riguarda la Serie D, mercato, il Trestina si rinforza con Scarpini. In promozione il Piccione, cala un bel poker. E ancora calcio, eccellenza, acque agitate, c'è chi chiede i due gironi. Alcuni club invocano cambio di format e slittamento del campionato. Ribaltone in prima. Oggi si discute nel frattempo la petizione inviata al CRU, ma non tutti sono d'accordo. E ancora A1 femminile, parliamo di volley, Bartoccini forte infissi a Trento per rimettersi in marcia. Angeloni dice vietato fare risaltare un team molto giovane. Vediamo la pagina sportiva del Messaggero, 1000 tifosi al Liberati e corsa al biglietto. Via libera al ritorno dei tifosi rossoverdi allo stadio, ma chi vorrà entrare dovrà essere veloce ad accaparrarsi gli ingressi, che saranno venduti solamente online. E ancora San Giovanni, il CONI benedice l'impianto dedicato al quartiere, l'incontro con il presidente del CONI regionale Domenico Ignozza, mentre Foligno la difesa nel mirino. Torna Nuti dopo la squalifica, ma il giudice sportivo stavolta ferma al Rovandi, decisivo recuperare Giannò. Lo schieramento a 3 è naufragato contro il Cannara, difficile ipotizzare un nuovo esperimento di Armillei. Ciclismo al Vispi, nel frattempo doppio colpo del Lucci Foligno, mentre Ducato corsa per un difensore da schierare subito contro l'Ellera. Il Country Club, per quanto riguarda l'equitazione, conquista un premio nazionale ad Arezzo. E il Grifo, la furia di Caserta, veemente strigliata del tecnico che annuncia ai grifoni il giro di vite alla ripresa dopo la debacle di Mantova. I tifosi inveiscono contro Santo Padre, che ieri sera era in sede esposto un nuovo striscione di protesta contro, sotto la curva nord. Mentre Sir contro Cisterna e sfida all'ex Kovac, riapre anche il Curi fino a 1000 spettatori, lo abbiamo appena detto. Ceccarini invece da Gubbio caccia al salto mondiale di Baku. Michele Ceccarini, baby prodigio eugubino nel trampolino elastico. Siamo al calcio di nuovo di Serie C con la Nazione. Grifo, il ciclone Caserta si abbatte sui giocatori. Il tecnico biancorosso Fabio Caserta, infuriato con la squadra alla ripresa della preparazione. Il giudice ferma Burrai, nodo regista per la prossima sfida. La novità, Curi, riaprono tribune curva nord, clima caldo, ancora uno striscione contro Santo Padre. Calcio femminile, la primavera ribalta la Roma, nuovo KO per il team di Mancini. Le ragazze vincono in rimonta grazie alle reti da Noemi Viola, Federica Annibaldi e Ilenia Bussecchini. E ancora Sir, Perugia torna in campo, testa coda casalingo, Volley Superlega e Black Devils, reduci da 4 vittorie su 4 incontri, ospitano Top Volley Cisterna. Il confronto sarà trasmesso in diretta su Rai Sport. E poi Bartoccini a Trento per il colpaccio, partita delicata, ci servono punti. Queste le parole del capitano della squadra Angeloni. Calcio Serie C, Ternana finalmente tornano i tifosi in 1000 per la gara con il Potenza. Oggi le modalità di acquisto dei biglietti, di Diakité non sarà in campo per risentimento muscolare.
Mentre in eccellenza si decide sul format del campionato, la prima categoria passa da 4 a 6 gironi. Prima di lasciarci, vediamo quali sono le condizioni meteo previste per la giornata di oggi, una giornata con la pioggia in agguato. L'autunno fa un altro decisivo passo in avanti, oggi prevista nuvolosità variabile al mattino, in rapida intensificazione su tutta la regione con precipitazioni sparse dalla tarda mattinata, che dalle zone occidentali si estenderanno a quelle orientali, diventando estese dalla serata, localmente di forte intensità, venti moderati sud-occidentali, temperature minime in lieve aumento, temperature massime in diminuzione. Ed è veramente tutto per questa edizione del TG Mattino. L'appuntamento con l'informazione di TRG torna questa sera con il TG Sera. Grazie per averci seguito, una buona giornata a tutti voi.